E bentornati su Itinerari di Pesca, i soliti consueti saluti prima del video. Allora, oggi ragazzi andiamo a salutare Nicola Castagnacci, Pesca con Mattia, Simone Alderighi e Thomas Pagliarini. Vi ringraziamo ragazzi per tutto il supporto che date al canale, per le vostre visual, condivisioni e quant'altro. Grazie, grazie, grazie. Ricordiamo due cose. Grazie anche da parte. Naturalmente, ricordiamo due cose. La prima è che i saluti arrivano dopo circa 2 settimane, quando li richiedete, perché io metto i video in anticipo su YouTube caricati e li programmo in maniera tale da non rimanere mai il sabato senza un video. Quindi se richiedete il saluto, non ce lo, me lo chiedete tutte le settimane finché non esce. Arriva. Arriva, con calma ma arriva. Altra cosa, San Pick Up il 25 di marzo, una piccola festa barra gara dove ci ritroviamo fra noi itinerari di pesca per passare una giornata insieme, mangiata, pescata, aperitivo, insomma una giornata in ricchi premi, una giornata in compagnia. Però per poterla realizzare dobbiamo essere almeno in 30 pescatori, esatto, esclusi io e Veronica, perché quel giorno i protagonisti sarete voi. Se raggiungiamo il tetto dei 30, la organizziamo per il 25 marzo. Quindi contattate o Michael su Telegram o Gabriele su Facebook, quindi sulla pagina o sul gruppo Telegram, e fateci sapere se parteciperete. Vi diciamo dove: San Miniato, Lago Regina, dalle 10 della mattina ed è un sabato. Questo vi potrebbe servire per capire se potete o meno venire a partecipare. Il prezzo sarà molto popolare, quindi anche quello non sarà un problema. Buona visione! Ciao ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca. Allora, quest'oggi è una giornata molto nebbiosa, molto fredda. Siamo intorno al 27 di dicembre e siamo in cerca di storioni. Dove siamo, Veronica, in cerca di storioni? Siamo all'Oasi San Donato, in provincia di Pisa. Lago Oasi San Donato, sì. È un bel laghetto grande, ora appena snebbia un po' vi facciamo anche vedere la panoramica. Allora gli facciamo una panoramica con la nebbia per farvi capire un po' la situazione, una panoramica senza nebbia. Quali sono, Veronica, le specie ittiche presenti nel lago? Abbiamo trote, che vediamo oggi come andrà a finire, storioni, carpe, persicotrota. Dove potreste c'è anche i miei amici persicotrici? Può darsi, ma noi speriamo. Non è la nostra esca. Il nostro pesce. Il pesce che andremo a cercare oggi, perché oggi cosa insidieremo, come abbiamo detto? Storioni! Quindi vediamo se riusciamo a tirar fuori qualche bello storione con un approccio, un misto fra il carp fishing e la pesca dello storione. Ci siamo muniti di un buon monofilo dello 0,35, ma vedremo dopo le montature, vedremo gli inneschi e tutte le cosine. Hai detto che ci sono i trotti? Sì, l'hai detto. E le esche consentite invece, Veronica?
credo tutte? Praticamente sono quasi tutte le esche consentite in questo lago, comunque non vi basta. Si è mossa una canna da pesca. Non vi basta che venire qua a chiedere al proprietario del lago, molto gentile e molto cordiale, che vi spiegherà tutto quello che vi può servire. Il costo della pescata non me lo ricordo, lo diremo alla fine, lo mettiamo magari qua sotto in descrizione. I permessi necessari. Una licenza giornaliera. Ora però c'è il proprietario che gira spesso, quindi. Sì, possiamo pagare là, ma perché? Cosa c'è là? Quali sono i servizi presenti? Allora, i servizi presenti abbiamo un ristorante. E anche bar, quindi bagno, e poi il proprietario, ripeto, che gira, quindi volendo anche il proprietario, se non mi ricordo male, può venirti incontro con il suo trattorino. Praticamente c'ha un golf cart, gira per il lago e vi porta tutto, le esche da mangiare, tutto quello che ve lo fa pagare, ma è normale, anche logico che sia, vi fa il servizio al tavolo. Esatto. Cioè vi porta tutto direttamente alla vostra postazione, come vedete abbiamo girato, forse non lo facciamo spesso, ma dentro un comodo casottino che ci permette di ripararci dall'umidità di questo giorno e dal freddo pungente. Quindi abbiamo, come detto, ristorante, servizio di ristorazione, bar, la possibilità di arrivare con l'auto comodamente alla postazione e scaricare, cosa che noi ci siamo dimenticati per ben due volte, eh sì. E ce la siamo fatta a piedi. E poi vabbè, anche come servizio il casottino che fa comodo. Yes. Quindi come pescheremo ve l'abbiamo detto, non ci resta, ragazzi, che appunto metterci in pesca. Bene ragazzi, la prima cosa che faremo oggi è preparare la pastura. Come vedete utilizzeremo la pastura che abbiamo preparato l'altro giorno, con un nostro, che potete vedere in un nostro video tutorial. È una pastura fatta apposta per storioni, che abbiamo appunto sperimentato mischiando parmigiano, pan grattato e pastura al cream della Swan Bites, questa qua, per ottenere un risultato molto 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 odoroso. La quantità di acqua va decisa di volta in base a quello che volete ottenere come consistenza, anche perché non possiamo seguire le ricette della Swan Bites, dato che abbiamo aggiunto altri ingredienti che quindi ne modificano la meccanica. Starà a voi bagnarla piano piano, un po' alla volta, con l'acqua del lago del fiume per ottenere il risultato voluto. Nel nostro caso, come vedete, questa pastura è ancora molto friabile, anche troppo, quindi aggiungeremo un pochino d'acqua. Ci vediamo quando è pronta. Prepariamo il nostro formaggio a pasta dura che utilizzeremo oggi per gli inneschi e vedremo successivamente appunto come innescarlo. Apriamo la confezione, semplice formaggio a pasta dura preso al penne, e tagliamo un blocco. Questo è il nostro innesco, vi alberebbe, no, ne tagliamo un cubetto. Questa è la quantità, magari smussiamo pochino gli angoli. Cosa fai? Assaggio se è buono. Buono? Sì, sì. Appetibile? Molto. Ok, creiamo più o meno dei cubetti di questa dimensione che andranno posizionati al nostro rig. Ripeto, se vogliamo possiamo smussarli un pochino per favorire la presa dell'amo in fase di abboccata. Eccoli qua. Questo è il nostro parmigiano pronto per essere innescato. Salve! Ci è voluta una giornata, ma alla fine c'è. Porco cane! Grosso! Grosso? Non ci siamo nemmeno accorti della partenza, perché ci è venuto un contro, ragazzi. Non era in treno. È grosso, troppo grosso. Non lo tengo col 35. Ha ragione il Gargini. Maria mia, ma che roba è? È la nave. Mamma. Non riesco a attarare la frizione. Ma così sembra un po' esagerato, eh? Bello! Come direbbe il Gabi, è fatto il pezzo! Porco cane, guarda come piega! Mamma mia ragazzi, che divertimento! Questo sarà un grande combattimento, speriamo! Ma è roba grossa! Porca merda! Allora, praticamente, tanto che per allungare un po' il video, per ora c'è un pesce solo, abboccata al formaggio, dopo facciamo la montatura,
praticamente è venuto incontro parecchio, ecco perché non mi sono accorto di nulla. E l'ho ferrato quando ormai praticamente... No, il telefono ora non si può. Vabbè ragazzi, ci rivediamo dopo. Siamo? Ora ho capito perché mi hanno detto metti il 50. Noi siamo col 35, ragazzi, pensavo di essere enorme. Mamma mia, è imbarazzante, lo so, il Gargini sta vedendo queste scene e dice, diavolo! Si arrabbierà come un matto, hai ragione. Non riesco proprio, cioè, mi sembra di averci attaccato un pullman. C'è un pullman di cinesi. E da là, non si muove di un centimetro. Oddio, se devo far chiò la canna. Mamma mia. Allora, in questo caso si capisce quando il Gargini dice ci vogliono degli attrezzi. Però ragazzi, per ora stanno reggendo bene. Non so che roba sarà. Vediamo se riusciamo a portarla a riva, dai. Ragazzi, quello là, quella specie di nave laggiù, insomma una giornata d'attesa, ma alla fine siamo ripagati. Poi è bello che ha preso tutte le lenze possibili immaginabili. Ma ce lo fai vedere? Sì, ora dillo a lui. Andiamo bimbo, fatti vedere. Eccolo, guarda. E la lenza ci ha lasciato ora. Mamma mia, via ragazzi, slamiamolo veloce, liberiamo da tutte le lenze e poi lo pesiamo nel materassino. Allora, poi naturalmente ragazzi, per questo mega bimbone la libertà. Allora, e intanto, ok, io direi però ce lo siamo goduto. Bim, bim. Primo storione della giornata da stamani a ora. Aspetta che siamo contenti. Primo storione da stamani a ora. E questo è il risultato. Porco cane, non ce la faccio a tenere, ragazzi. Foto via. Su Instagram. Foto su Instagram. E poi gli ridiamo la libertà. Vediamo se entro il fine giornata riusciamo a prenderne un altro. Vai ragazzi. Vai ragazzi, siamo alla pesa. Ah, quanto è questo bimbo? Sì, che ce lo fa a farci sta? Facciamo veloce veloce. Oh, yeah, yeah. Sì! Over! La bilancina pesa fino a 22, siamo a 23. Beh, la bilancina ha dato il suo responso, ragazzi. Oltre i 22 kg. Ora dopo si pesa il materassino e vi si dà il peso per esatto. Ma prima di tutto andiamo a dare la libertà a questo grande e potente combattente.
provo a fare doppia registrazione. Sì, prova. Si prova. Quindi scusate un attimo per le riprese. Non lo so cosa ne verrà. Eccolo. Beh, sembra che l'energia non gli manchi. Eccolo che se ne arriva. Mamma mia che squalo. Dopo una giornata d'attesa, primo storione, 23 kg, 22, 21, insomma, un paio di chili di materassino, anzi facciamolo subito ragazzi. No, 5 kg di materassino ci sono, quindi... Vabbè, un 17 kg di storione, più o meno. 18! 18. Bene, 18 kg di storione, facciamo vedere la montatura. Ecco la montatura che ha ingannato questo bellissimo storione. Un metodo della Fox Inline che abbiamo caricato con la pastura della Sonubai dal Krill, non è vero? Quella nostra pastorina famosa. Abbiamo messo uno stopperino abbattuto a proteggere la girella e il nostro finale con un rig, stesso finale che potete vedere in un nostro tutorial. In questo caso abbiamo due boy, una boys e una dumbbell della Robin Red, ma l'innesco che ha dato lo storione è stato un innesco con un pezzo di formaggio a pasta dura, quello che vi abbiamo fatto vedere a inizio video. Ora, ragazzi, una cattura l'abbiamo fatta, non so se ne faremo altre. Intanto questa è nel cassetto, se riusciamo a fare altre catture, altrimenti ci vediamo per la chiusura. Come tira sembra più piccolo. Vediamo? Sì, ma sembra più piccolino questo qui, eh. Però insomma, dai. Cambia una calza. Sì. Però sul formaggio, proprio sul formaggio. Bella nutriente, salata. Pettoli. Strano perché è dicembre. Sta per invernale. Però insomma è buono il formaggino. Se ci sta però. Se ci sta. Vabbè. E noi si va in cerca di storioni e si prendano questi. Dai, Gabri si fa due risate. Eccola qui ragazzi. Guardando una ciaffata. Mi sembra di averla già vista sta scena. Vero? Vai. Bene, è bella tranquilla sul materassino. Ma lasciala. Se ve rilascio. Ok. Eccoci. Piano. Insomma, grossina anche lei, eh. Bella panciona. Allora. Ecco fatto. Molto bella sana. Il formaggio gli è piaciuto. Eccola qui, ragazzi. Madonna, una carpina di San Donato. Oh,
sta ferma. Eccola qui. Vabbè. Facciamola calmare. Eccola qua. La carpina di San Donato. Casco io. Che dici, si pesa ora? Ma proviamo. Pesatina, fotina e si dà la libertà. Eccoci. Eccoci qua ragazzi. Alla pesatura. Al momento della pesa. Con questa carpettina panciutina. Prima non potevo sfogarmi troppo. Però. Oh. Non ci credo. 20. Ah ecco, c'era il piede sopra Nicola. 21 meno 5 di materassino. 16. E una 16 kg è arrivata. Due pesciotti soli oggi, però insomma si sono fatti sentire. Oddio. Anche la macchina. Anche la macchina, prima non potevo esultare perché c'era un'allegra famiglia qua che ci guardava. E vai! No, aspetta, vai. Non ti sei visto il fallo? Vai! Il carpozzolo! Via, ridiamo subito la libertà a questa mega bimbona. E diamo la libertà anche a questa mega bimbona. Non mi pesa, bimbina, però dimagri un pochino. Eccola qui. Eccola che se ne va. Mamma mia, bananone. E se n'è andata. E se ne va anche lei. Allora ragazzi, un paio di catture le abbiamo fatte. Per essere comunque una battuta invernale siamo più che contenti. Purtroppo la mattinata nebbiosa e comunque burbe, molto fredda, non ha ma fatto muovere molto i pesci. Ma alla fine una carpa dei 16, uno stoglione dei 19, perché abbiamo rifatto il conto, sono 19, sono usciti fuori. Una slamata da Veronica. Ci stiamo divertendo, ci siamo divertiti, ci rivediamo per la chiusura. Sono basso, non è che sono basso, c'è uno scalino. Allora vieni, se parte la canna ce ne accorgeremo, dai, la sentiamo fare ciof nell'acqua, anche perché se no siamo troppo lontani, vabbè che ci abbiamo il nuovo microfono. Allora, detto questo ragazzi, com'è andata oggi la giornata, vero? Non benissimo, però ci accontentiamo. Bah, effettivamente nel senso, sì. Freddo, poi vabbè, spuntato il sole, meno male, però... A un certo punto si sudava. Eh sì, abbiamo preso una carpa a dicembre, quindi... Sì, no, una carpa al 28 di dicembre, ragazzi, un bello storione così. Oddio, ragazzi, 16 kg e 19, ci stiamo. Certo è che comunque siamo venuti qua in mezza giornata, abbiamo cominciato intorno alle 11:30, mezzogiorno, finiamo alle 5, per 5 ore di pesca due catture di questa taglia ci possono stare. Certamente non sono le pescate che si fanno nel periodo estivo o primaverile, dove comunque le carpe una dietro l'altra, però effettivamente il lago di San Donato, l'oasi di San Donato, ci ha fatto divertire con due catture molto potenti, una slamata e una pezza da lei. Mi dispiace che oggi non sia riuscita a prendere un bel pesce. Mi rifarò. Si rifarà, sì. Fa un po' più là che mi butti fuori piano piano. Vabbè, allora quindi tutto sommato direi che la giornata è andata bene. Sì. Ora c'è gente che arriva e ci guarda strano. Come sempre, ormai ci siamo abituati. Per quello che riguarda appunto la pesca, non facile, piuttosto tecnica. Abbiamo avuto il supporto di tutti i ragazzi del gruppo di Telegram che durante la giornata ci hanno dato suggerimenti, consigli. Addirittura Alessandro Gagina ha chiamato il proprietario del lago perché venisse a darci una mano. Quindi, tutto sommato... Poi sì. Ho la chiamata di Alessandro che porta fortuna. Sì, effettivamente ha chiamato l'ex club azzurro e ha portato fortuna. Ha chiamato al momento giusto. Quindi, per quello che riguarda i servizi, ragazzi, ottimo. Sì, sì, i servizi hanno mantenuto le promesse, quindi si paghicchia un po', non ve lo diciamo quanto, ma non è gratis, certo. Però effettivamente quando voglio una birretta fresca e questo ti passa dietro col furgoncino o il pellet e te lo porta direttamente allo spot, è una bella cosa. Quindi consigliamo questo lago? Sì. Sì, sicuramente. Sì. Lo consigliamo sia nel tutto l'anno, secondo me tutto l'anno, se poi uno è vicino ancora il periodo invernale va più che bene. Vi ripeto, non è facile perché col nostro carp fishing siamo riusciti a tirar fuori due pezzi veramente belli.
cazzo. No. No, no, no. No, sì o no? Sì, sì. No, no, no. No, ragazzi. Sì, no, 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 no. Non potevi dire a Monica o qualcosa, ma questa faceva. Indicava sì. Vabbè, detto questo, questa la lasciamo. E la lasciamo. Aspettate un attimo, ragazzi, arrivo. Parla Veronica intanto, lasciagli la telecamera. Chi parla? Che devo dire? Non lo so. Il formaggino è sempre lì. Sì. E niente. Lancione sotto mano, che roba. Che devo dire? Allora. Quindi aspettavamo la partenza all'ultimo, ma non è stata. E tutto sommato ho consigliato un lago tecnico, un lago non facilissimo, non semplicissimo, ottimo. La petta è la frizione. Sì, buono nel periodo invernale, ottimo per la trota, per lo storione e per la carpa, niente male. Quindi ragazzi, consigliato, sicuramente consigliato. Detto questo, ringraziamo come sempre tutti i ragazzi che ci consigliano i laghi, ci dicono dove andare, quello che fare, eccetera, eccetera. E il nostro sponsor che è... Matteo di Malato per la Pesca. Via Sarzanese 75-77 Pietrasanta. E salutiamo tutti i ragazzi che ci seguono. Detto questo, non salutiamo ora perché questo video chissà quando va, quindi chissà quando arriva il saluto. Detto questo, ragazzi, come sempre vi ricordiamo che se questo video vi è piaciuto, di cliccare mi piace, commentare, condividere e di iscrivervi al nostro canale. E di venirci a trovare sulla pagina Facebook www.facebook.com/itinerari di pesca, dove troverete cosa? La possibilità di venire a pescare con noi. Come si fa, Veronica, a venire a pescare con noi? Ogni mese metteremo gli eventi programmati. Si inizia a far freddo e voi potete commentare sotto. Inizia a far freddo. Vabbè. Ragazzi, tutte le volte non ce la fa mai a dirlo. Messaggio privato, Nico, ma non a Nicola, ai itinerari di pesca e ci organizziamo per la pescata. Punto. Vedete l'evento, voglio venire lì, si organizza, vai e ci organizziamo. Allora. Chi viene a pescare con noi? Il regalo la maglietta. Sempre e comunque, estate, inverno, primavera, autunno, regaliamo sempre la maglietta perché siamo dei money grabber, perché eccetera eccetera. Detto questo, vi ricordiamo di venirci a trovare anche su tutti gli altri social, Twitter, Telegram e Instagram. E come sempre vi ricordiamo il nostro motto, che è Celeris.